do la parola a Campanella Facchini per la presentazione di Cloud Computing, un nuovo paradigma. Buongiorno, professor Marconato, mi sentite? Mi sentite? Pronto, sì, io la sento. Può Ah, partire. buongiorno. Allora, io sono la dottoressa Pasquina Campanella, parlo per l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, dove abbiamo presentato un paper insieme al gruppo di ricerca con il collaboratore dottor Facchini, avente per titolo Cloud Computing, un nuovo paradigma. Allora, vediamo l'indice che riepiloga quello che è in pratica la parte successiva che verrà quindi spiegata, dove abbiamo gli obiettivi, l'introduzione, il Go Grid, l'IBM Blue Cloud, il GAE, ovvero la Google App Engine, l'EC2, Microsoft Azure. Un'analisi comparativa quindi di questi cloud, i risultati di un confronto Go Grid verso Azure, Blue verso Azure, quindi Gea verso Azure e poi EC2 verso Azure, e infine quindi discussioni e conclusioni. Allora, vediamo quelli che sono gli obiettivi, ecco, alla base degli studi di ricerca che sono stati compiuti. Bisogna dire che nuove tecnologie e quindi servizi hanno determinato un aumento dei data center, quali potrebbero essere la memorizzazione dei file oppure in tal caso soluzioni server side che rendono quindi il client un thin client. In particolare oggi sta proprio aumentando questo interesse verso soluzioni cloud computing che proprio sono ospitate da centri dati di grosse dimensioni. Proprio su questa base, ecco, si analizzeranno quelle che sono le varie piattaforme cloud oggi esistenti. Allora, vediamo una parte introduttiva, ecco, che prende spunto in pratica dalle nostre ricerche e quindi le varie soluzioni quindi, che sono state in pratica avviate e quindi ottenute. Bisogna dire che nell'era del calcolo distribuito, ecco, vi è un'assoluta sicurezza che le macchine siano sempre disponibili. Infatti, i problemi che si possono presentare sono dovuti a tempi di latenza diversi, come anche crash imprevedibili, quindi è necessario un monitoraggio continuo della cosiddetta architettura. Un'ulteriore problematica deriva proprio dalla coesistenza, ecco, nella rete di macchine che supportano proprio diversi sistemi operativi che più delle volte risultano essere incompatibili. Quindi per porre rimedio a queste problematiche, ecco, abbiamo lavorato su due fronti. Da una parte vi è la possibilità di una trasmissione di software che risulta essere scalabile e quindi adattabile. Oppure precisamente l'altro fronte, cioè vi è proprio l'utilizzo di un'architettura su applicazioni di tipo web oriented. Quindi il cloud computing rappresenta un nuovo approccio alle infrastrutture, ecco, per i servizi di information technology. Infatti bisogna dire che l'esigenza di tali ambienti oggi è molto sentita proprio per una crescita esponenziale di quelle che risultano essere le apparecchiature in rete. E anche per i processi di streaming, quindi di dati che avvengono in tempo reale, e anche per la larga diffusione, ecco, di applicazioni di tipo web 2.0, sempre più orientate alla collaborazione. Quindi oggi la cosiddetta architettura cloud oppure a nube attraversa proprio diversi confini, che quindi la possiamo definire come l'ultima forma della globalizzazione. Attualmente sul mercato abbiamo diverse aziende, quindi che offrono proprio servizi cloud. Ecco, un esempio ci viene dato proprio dalla Amazon, dall'IBM, dalla Google, dalla Microsoft e quindi anche dalla Go Grid.
Allora, vediamo di analizzare ognuna di queste piattaforme. Iniziamo quindi con la GoGrid e poi successivamente. La GoGrid quindi offre un servizio di hosting, mette a disposizione macchine che risultano essere virtuali, ecco, che utilizzano sistemi operativi, quali appunto Linux e Windows, e in cui risultano essere anche installati programmi quali appunto Java, C++, ecco, PHP e poi anche MySQL. Bisogna dire che la rete GoGrid, ecco, garantisce proprio una persistenza nello stoccaggio dei dati. Vediamo ora l'IBM Blue Cloud, che si basa sempre su uno standard che è fornito poi dalla casa madre, quindi l'IBM. Inoltre ha un kernel che viene chiamato Blade Sender, e inoltre utilizza sistemi di virtualizzazione del tipo Linux, come anche precisamente Xen, e poi ancora Power Virtual Machine. Ora vediamo di passare all'analisi, ecco, della Google App Engine, quindi la cosiddetta GAE, che a differenza in pratica della GoGrid che abbiamo, ecco, visto e quindi anche della successiva EC2, ecco, fornisce un framework di tecnologia rigida. Il software risulta essere open source, infatti ci sono dei listati sorgente in Python. E d'altro canto abbiamo anche, che è stato testato, che GAE è qua associa una sola CPU e quindi risulta essere di tipo monocore, a differenza delle multicore. Attualmente inoltre non è previsto l'impiego quindi di un'architettura, ecco, come avevo detto, multicore, però nonostante questa limitazione bisogna dire che le sue caratteristiche sono tutte monitorate. Infatti anche il carico della CPU, ecco, risulta essere proprio, diciamo, monitorato in condivisione. Un'ulteriore caratteristica inoltre che discosta GAE precisamente dalle altre piattaforme cloud risulta essere la completa mancanza di virtualizzazione di sistemi operativi. Infatti permette la sola esecuzione di codice Python, eventualmente associato anche a un framework oppure una versione di Django. Abbiamo l'EC2 che risulta essere lanciata dall'Amazon, infatti questa è l'abbreviazione dell'Elastic Compute Cloud, che consente proprio in una forma scalabile proprio la realizzazione di applicazioni web, fornendo servizi sia attraverso, ecco, tramite i clienti, quindi che possono richiedere l'accesso a un numero diverso di macchine virtuali. L'Amazon, quindi ha possibilità di ridimensionare il proprio carico di lavoro, quindi nel cosiddetto cloud, fornisce, ecco, applicazioni che risultano essere semplici ed intuitive, sia dal lato utente che dal lato, sviluppatore. Fornisce quindi il controllo completo delle risorse di elaborazione e consente di eseguire direttamente proprio su Amazon. Inoltre riduce anche il tempo per ottenere le istanze e prevede una rapida scalabilità delle sue applicazioni sia verso l'alto che verso il basso, quindi considerando l'utilizzatore. Inoltre consente di selezionare, ecco, una configurazione di memoria in funzione della scelta del sistema operativo e quindi anche delle applicazioni del tipo Linux oppure OpenSolaris. Inoltre utilizza come virtualizzazione, ecco, abbiamo Xen. Inoltre, ecco, abbiamo precisamente un'altra delle piattaforme che sono state quindi studiate nell'ambito di ricerca, quale appunto la Microsoft Azure. Ecco, la Microsoft Azure Service Platform, ecco, offre una serie di servizi di tipo internet che possono essere impiegati sia a livello di on-premise e sia anche nel campo quindi cloud. Sfrutta un sistema operativo, ecco, che viene eseguito nei cluster, quindi dei data center della Microsoft, e include al suo interno, ecco, 5 servizi, quali appunto l'InService, l'SQL Service, il .NET Services, la SharePoint Services e la Dynamic Carriage, quindi CRM Service. Inoltre, ecco, sfrutta i data center della Microsoft per fornire piattaforme con caratteristiche di usabilità molto elevate. D'altro canto, ecco, godendo di queste caratteristiche di flessibilità e quindi di interoperabilità, ecco, la piattaforma Azure può essere utilizzata anche in nuove applicazioni e quindi migliora precisamente le vecchie, ecco, proprio con capacità tipiche di evoluzione nell'ambito cloud. Quindi fondamentalmente, ecco, bisogna dire che Azure è formata da 3 servizi fondamentali, quali possono essere computer, storage e fabric, che sono stati individuati.
Inoltre, sia le applicazioni cloud che gli applicativi on-premise, ecco, possono accedere ai servizi di memorizzazione, quindi di Azure, questo perché le tipologie di applicativi, ecco, usano un approccio di tipo REST, questo per operare nell'ambito del cloud computing. Quindi un'applicazione, ecco, del tipo Azure può avere istanze multiple, ognuna delle quali viene eseguita su macchine virtuali. D'altro canto dispone di tre possibili soluzioni per la memorizzazione efficiente dei dati, ovvero i cosiddetti BLO, cioè precisamente i Binary Ledger Object. Ora abbiamo qui rappresentata una tabella riassuntiva di quelle che risultano essere le caratteristiche fondamentali, quindi nell'ambito cloud, che sono state individuate. Infatti, per ognuna delle, in questo caso, cinque piattaforme individuate, abbiamo precisamente quelli che risultano essere sistemi operativi virtualizzati, ecco i programmi aggiuntivi presenti nelle virtual machine, la cosiddetta scalabilità di rete, il fatto di essere open o meno, quindi come software, e poi ancora l'hardware che risulta essere configurabile. Ecco, possiamo vedere che la Go Grid utilizza come sistemi operativi di virtualizzazione Linux e Windows. D'altro canto presenta programmi aggiuntivi, ecco quali appunto Java, PHP, Python, Perl e quindi a questo punto Ruby ed altri. Inoltre presenta, ecco, il fatto di essere multicore ed è anche limitata. D'altro canto non è quindi una piattaforma del tipo open source e presenta hardware configurabile. La Blue, invece, che è stata lanciata dall'IBM, risulta essere a questo punto presente in esso come sistema operativo di virtualizzazione Linux, presenta solo programmi del tipo IBM, risulta essere, ecco, variabile, quindi anche multicore, non presenta quindi software del tipo open source, invece presenta un hardware di tipo configurabile. Anche la GEA, ecco, risulta essere in questo caso open source, non presenta hardware configurabile, però risulta essere più rigida, ecco, rispetto alle altre, e poi quindi monocore. Inoltre, ecco, non presenta sistemi operativi di virtualizzazione. Invece l'EC2 presenta come sistemi operativi di virtualizzazione, ecco, Linux e Windows, d'altro canto presenta anche programmi aggiuntivi, quindi all'interno delle virtual machine, quali potrebbero essere Oracle, Apache, Java e così via. Risulta essere in pratica dinamica per quanto riguarda la scalabilità di rete. Non è in open source e d'altro canto presenta anche hardware di tipo configurabile. Infine abbiamo l'Azure, quindi che è stata analizzata nell'ambito della ricerca, che non presenta sistemi operativi virtualizzati, d'altro canto presenta programmi aggiuntivi, quindi all'interno delle virtual machine, quali potrebbero essere il .NET, il .SQL, quindi il .Lib Service. Ecco, risulta essere a livello di scalabilità di rete una forma più dinamica, quindi multicore, non è invece di tipo open source, quindi rimane sempre closed source, quindi a pagamento, e d'altro canto, ecco, presenta un hardware di tipo configurabile. Ora, quali sono stati i risultati di confronto che sono stati portati avanti prendendo in considerazione, ecco, Microsoft Azure verso le altre piattaforme cloud esaminate? Innanzitutto abbiamo un primo confronto che riguarda la Go Grid con l'Azure. Infatti Go Grid fornisce, ecco, delle informazioni sulla tipologia delle proprie virtual machine impiegate. Azure invece non dà informazione tecnica sulle virtual machine. Inoltre bisogna dire che la rete Go Grid ha un'elasticità che risulta essere limitata. Infatti, ecco, il supporto, precisamente il limite che è stato dato, è fino ad un massimo di 6 processori, mentre, ecco, la piattaforma Azure non ha quindi un limite sul numero delle CPU supportate. Allora, limitatamente quindi alle sue possibilità, possiamo dire che la Go Grid, ecco, permette anche la gestione della propria rete, che è una caratteristica molto simile quindi alla Microsoft Azure, quindi che abbiamo analizzato. E inoltre bisogna dire che in questa analisi di comparazione, ecco, la soluzione Azure della Microsoft risulta essere migliore nel campo di servizi forniti alla clientela, mentre precisamente abbiamo che la qualità dei servizi stessi a volte, ecco, risulta essere inferiore a quella della Go Grid. Allora, abbiamo un altro risultato di confronto che è stato portato avanti che riguarda la Blue dell'IBM verso la Microsoft Azure.
Allora, la Blue, ecco, virtualizza solo un tipo di ambiente di sviluppo, quale il Linux, mentre l'Azure non supporta, ecco, sistemi operativi di virtualizzazione. Ammette al suo interno un numero limitato di programmi, mentre Azure risulta essere meno rigida. D'altro canto garantisce l'IBM che il Blue Cloud, ecco, supporta un'architettura di tipo variabile, quindi multicore, ma come per l'Azure, ecco, non fornisce delle caratteristiche ben precise. Entrambe queste realtà, bisogna dire, che non impiegano software del tipo open source, bensì closed, e d'altro canto la gestione della rete è precisamente a vantaggio dell'utente. Quindi la grande limitazione, ecco, della Blue Cloud risulta essere proprio la dipendenza dalla sua casa madre, ovvero dall'IBM. Un altro confronto che è stato portato avanti riguarda, ecco, la GEA verso l'Azure. Entrambe non supportano nessuna virtualizzazione di sistema operativo, infatti la GEA accetta solo programmi creati in codice Python, mentre l'Azure risulta essere più flessibile. Un limite della GEA è proprio la rigidità della cosiddetta rete, infatti non è implementata nessuna architettura multicore. Al contrario, invece l'Azure, ecco, fornisce dei servizi che risultano essere migliori. Quindi il punto di forza della GEA proprio è nell'open source, cioè nel fatto di essere un codice free, per cui utilizzabile, ecco, nelle forme di condivisione nell'ambito del cloud. Inoltre, ecco, bisogna dire precisamente che in questo modo si ha anche la possibilità di una modifica del codice sorgente. Azure, inoltre, dà la possibilità di operare precisamente tramite Visual Studio, che risulta essere un applicativo, ma non permette in questo caso, ecco, ai suoi utenti l'accesso proprio ai programmi di esecuzione. GEA, inoltre, utilizza precisamente le risorse per un servizio che risulta essere stabile e quindi monitorizzabile. Questo, ecco, a scapito della cosiddetta scalabilità di rete. Un altro confronto che è stato portato avanti, ecco, riguarda l'EC2 con l'Azure. Infatti l'EC2 risulta essere precisamente la soluzione cloud oggi migliore in termini di qualità proprio dei servizi. Infatti virtualizza ben due ambienti di sviluppo, al contrario di Azure che non presenta ambienti di virtualizzazione. Fornisce un'ampia varietà di software, soprattutto per terze parti, che non risulta essere del tipo open source, ecco, è questo in una forma analoga precisamente al cloud Azure. Invece, per quanto riguarda, ecco, quindi la struttura della rete, abbiamo che EC2 dispone in questo caso di varie soluzioni operative che possono essere modificate in qualunque istante, tanto da parlare, ecco, di un sistema cloud di tipo elastico. Infatti l'elasticità è poi soprattutto individuata nel fatto di essere un sistema multicore e quindi utilizza architetture sia a 32 che a 64 bit. Quindi per quanto riguarda le discussioni e le conclusioni di questi studi di ricerca avanzati che sono stati portati avanti, ecco, abbiamo precisamente queste conclusioni. Soprattutto possiamo dire che oggi il World Wide Web risulta essere proiettato verso un ulteriore sviluppo tecnologico. Infatti questa rivoluzione si può riassumere in un unico concetto, quale appunto cloud computing oppure calcolo a nube. Infatti il calcolo a nube, ecco, consiste proprio in un metodo di innovazione, diverso quindi dalle attuali, che permette di recuperare, assegnare e quindi gestire quelle che risultano essere le innumerevoli risorse presenti proprio nell'intero sito web. Allora, i primi esempi di reti cloud sono proprio imputabili ad IBM, quindi ad Amazon, però in entrambe, ecco, le soluzioni vi è precisamente la spinta verso nuove evoluzioni proprio da un incessante numero di risorse da impiegare. Infatti la necessità di proiettarsi verso il futuro è stato un elemento scatenante che spinge oggi in pratica aziende quali appunto Microsoft a competere con altre realtà, quindi quali potrebbero essere la Blue di IBM, la Gaia di Google e poi ancora l'EC2 di Amazon. Inoltre, ecco, un gap che è stato individuato nei nostri studi di ricerca avanzati è proprio dovuto alla frammentaria diffusione del software di sviluppo. Quindi non è sempre possibile in questi casi, ecco, individuare quale elemento installare proprio nella propria macchina. Infatti, ecco, possiamo dire che lo scenario risulta essere quello di un utente che crea uno strumento sempre più personalizzato, però con funzionalità che derivano proprio dalla somma, ecco, di singoli servizi web.
Quindi precisamente vi è la tendenza a una vera e propria delocalizzazione delle proprie risorse. Allora, questa risulta essere la bibliografia che è stata presa in considerazione e in base a questi studi sono stati portati avanti ecco le nostre tesi di ricerca. A questo punto ringrazio per l'attenzione.